Tu hai detto tante cose che sono solo venute in mente quando ho letto il libro, no? Che mi ha stupito anche perché hai trovato dentro una mitologia, quella che dicevamo prima, no? On the road, quindi i beat, ma anche il punk, Joe Strummer, vuol dire manca solo Johnny Cash, e poi tutti citato apposta la piazza che ti piace molto. Ecco, uno come me, appunto, che è abituato a sentire la musica che fai, è abituato magari a immaginare tutto il tuo, appunto, la tua mitologia in un altro posto, si stupisce dicendo guarda un po', ma che si ascolta il punk, che si ascolta Johnny Cash e si legge il beat. Ecco, tu a casa tua, oltre a queste cose che abbiamo citato, che cosa senti che poi hai buttato qui dentro e puoi dire fuori il rock and roll? Ma io, ecco, a me piacciono tantissime cose, cioè, ecco, il mio limite mentale è proprio che forse non riesco a focalizzarmi, no? Io cerco stimoli dovunque, da dovunque arrivino, soprattutto dalla musica, cioè io sono veramente un fan di musica, cioè mi piace tutto ciò che è parlare di musica, di mitologia del rock, di mitologia, mi piace andare a studiarmi le storie anche stupide, sono anche un po' di gossipare, no? Magari delle storie del country, che cosa succedeva a quello, cosa è successo a quell'altro, quello con chi ha suonato, tutte quelle cose proprio da fan musicale, che poi, perché per me ascoltare musica significa, cioè per me io faccio parte di una generazione per la quale la musica era il centro dell'universo, non c'era, ossia la musica era quella anche che mutuava il cinema, non so come dire, di quel film tutti innamorati perché c'era anche quella colonna sonora, io Rumble Fish, Rusty il Selvaggio, per me è l'assoluto perché comunque c'è la più bella colonna sonora secondo me di Stan Ridgway e Stuart Copeland, per me, e quindi non, forse non avrei pensato neanche a un film così, non l'avrei reso così epocale per me se non avesse avuto una colonna sonora del genere, cioè non riesco a pensare specialmente appunto al cinema, ma anche di un libro voglio immaginare la colonna sonora, se no, poi perché la mia generazione è stata forse così, oggi probabilmente è diverso, la musica è sempre importante, ma non è così centrale, ci sono altri aspetti della vita, non so se giustamente o ingiustamente, per cui per me tutto passa attraverso la musica, e di quella mi nutro, non so, magari mi piacciono nel mio immaginario, nel mio vissuto ci sono, non so, magari mi innamoro di una band, non so, mi piacciono un gruppo, credo, newyorkese, si chiamano Fountains of Wayne, che adoro perché secondo me hanno dei testi, cioè, perché mi sono innamorato di un testo in cui c'è uno che il protagonista parla di andare a prendere la fidanzata e dice io devo uscire con la tipa, no? Allora, cosa ho fatto? Ho comprato una Subaru del tardo, della fine del 92, no? Cioè Late 92 Subaru, questa è la canzone, l'ho fatta mettere a posto a mio cugino, gli ho fatto mettere lo schermo da 7 pollici così la ragazza vede di fianco il film, può mettere un woofer dietro, chiaro, però con una lievità, cioè quello è un testo da tamarro, cioè quelli che fanno il tuning, no? Tipo nel piazzale della Pavia, c'era cioè nel piazzale del Bennett, no? Cioè, e ogni mercoledì, io sono arrivato la sera e sono spaventatissimo, perché c'erano tutti questi con le lucine azzurre, tutto sotto, la cosa. E tu dici, che moffa dei costi, cioè veramente migliaia di euro per cose, perché non si muovono, non fanno le gare, qualcuno dice questo, no, sono fermi, ognuno mostra la sua macchina, no? Con lo stereo aperto, perché fa più casino, ogni mercoledì se mi capita Bennett vicino a Pavia, uno spettacolo, e per dire, no? Grande Max! Che riesce a ironizzare sulla Subaru, cioè capito, su quello che fa la macchina tunizzata, cosa che da noi dovresti fai un testo del genere, dicono peggio degli 883, la gruppo straordinario, quindi oppure che hanno fatto una canzone che dice You and Me,
We belong together like traffic and weather. Cioè, noi adesso apparteniamo come il traffico e il tempo, perché nei notiziari, alla fine dei telegiornali in America, c'è il traffico e il tempo. La prima notizia del traffico, c'è il ricordo che ti dice qui, la tangenziale, e poi il tempo. Che è una cosa geniale, come noi, non so, ti dice che te ci apparteniamo come, non lo so, gusto e metro, no? Mi appassiona tradurre anche i testi di sta gente che sono straordinari.